una grande mobilitazione, giornate che avevamo preannunciato al Presidente Oliveri e alla Calabria intera. 112 pullman e più di 50 trattori che ci hanno consentito di poterli posteggiare qui alla Cittadella, perché ne erano prenotati più di 100. Sicuramente le 112 amministrazioni comunali che sono qui condividendo la nostra battaglia, ma soprattutto testimoniando la vicinanza dei cittadini, perché la fascia tricolore di un sindaco significa che il popolo di quel territorio è con noi e che condivide, diciamo, questa sveglia che stiamo suonando al Presidente Oliverio. Noi non siamo nemici di Oliverio o nemici di nessuno, noi siamo operatori, protagonisti dello sviluppo che c'è in questa regione, che deve crescere, deve correre, dobbiamo recuperare spazi, dobbiamo poter consentire a tanti giovani di fare imprese e di lavorare nelle aziende agricole e agroalimentari. Ecco, questo lo stiamo chiedendo alla Regione, lo stiamo chiedendo al Consiglio regionale. Abbiamo necessità che vengano varate velocemente leggi da noi proposte a costo zero. Cito quella per i danni da cinghiale. Non è possibile che la Calabria è devastata dallo scorribande di cinghiali incustodite e ovviamente sono sovrannumero, quindi questo l'hanno fatto tante altre regioni. La nostra regione non è possibile che ci incischiamo, insomma, sul fatto che ci sono o non ci sono. Gli agricoltori, insomma, fanno foto tutti i giorni, denunziano danni, ci sono intere territori che non si riescono più a seminare. Oggi vedo questa mobilitazione della Coldiretti, ho ritenuto doveroso partecipare per dare anch'io il mio piccolo contributo, perché queste risposte devono arrivare. La Calabria sta morendo, i giovani partono, le zone interne sono ormai svuotate, quindi voglio dire, se non lo facciamo oggi non lo faremo mai più, non ci riprenderemo mai più. Oggi è la libertà economica, per l'occupazione, per la dignità delle persone. Io credo che anche sull'acqua queste cose vertono, senza acqua non si fa agricoltura e senza agricoltura non c'è il made in Calabria, non ci sono i territori sicuri, non ci sono i territori ordinati. Noi vogliamo fare questa sfida, la vogliamo fare insieme a una regione, ma una regione che ci sia, e su questo da una parte ci mettiamo a disposizione, dall'altra parte combattiamo proprio per una libertà economica. Noi chiediamo più fondi per l'irrigazione, chiediamo di poter rimodernare tutti gli impianti in modo da dare l'acqua agli agricoltori, chiediamo che di poter avere un ruolo strategico all'interno della difesa del suolo. La Calabria è un territorio in cui alla minima goccia d'acqua succedono le alluvioni, per cui c'è necessità, l'abbiamo sempre detto, di realizzare un vero piano di messa in sicurezza del territorio per la diminuzione del rischio idrogeologico.